In 2 mesi sono stati eseguiti 36 interventi chirurgici con l'80% di pazienti, sottolinea il presidente del GIO, Giovanni Albano, provenienti da fuori regione. Tutto ciò segna una discontinuità con il passato, facendo registrare alla Sicilia una mobilità attiva. Al GIO possono essere effettuati interventi di chirurgia spinale, cervicale, toracica e lombare, grazie alla collaborazione tra Fondazione GIO ed un'equipe di specialisti dell'Humanitas Gavazzeni di Bergamo, diretti dal neurochirurgo Corrado Musso, un'unità di chirurgia della colonna che opererà in sinergia con l'onco-ortopedico Giuseppe Perrucchini dell'ortopedia del GIO. Dell'equipe della colonna, composta da neurochirurghi e ortopedici, fanno parte, oltre a Corrado Musso e Giuseppe Perrucchini, anche Nicola Pieracci, Andrea Manzoni e Vito Triolo. Le attività chirurgiche sono svolte in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, quelle ambulatoriali in solvenza.